I ragazzi di Corso San Giorgio si ritrovano il 28 dicembre per qualche ora di festa e per rivivere gli anni belli, gli anni del corso come si viveva una volta. Noi vi aspettiamo alle ore 17 a Largo San Matteo. Tante cose su Facebook potete leggere quello che faremo. Sicuramente tanta curiosità, venite perché le emozioni saranno tante. Beh, venite anche in maniera divertente perché ci dobbiamo cantare, ballare e divertirci, perché non è facile riportare i DJ dell'epoca e noi l'abbiamo fatto, non è facile vivere emozioni, le vivremo leggendo e cantando, anche con le foto. Ci saranno sorprese e un omaggio per tutti, quindi ci sarà un regalo per tutti per ricordare i vecchi tempi. Divertimento passa anche dal cantare, come hai detto tu, perché è stato anche creato un jingle apposito. Dobbiamo ringraziare Nicoletta Dale perché insieme ai suoi ragazzi ha creato un jingle bellissimo, quindi ha sposato il progetto. Iniziamo a cantare, cantate perché quel giorno tutti dovremmo cantare per il corso, perché dobbiamo divertirci, pensare a un Natale sereno, ma più tardi a un Natale felice. Le location, allora il corso sì, ma diciamo vari punti strategici del corso, quelli che erano più vissuti una volta. Sì, c'erano tre punti di DJ dove ci sarà l'ex stand al Corso Alto, davanti a Bar New York e davanti al Banco di Napoli. Ci saranno i DJ che tutti possono nominare, ma diciamo che saranno tantissimi: Aurelio, Plinio, Piero, Gianluca Bassino, Armando e Danilo, Filippo Porrini, Tony e Michi. Sono tanti, tanti, perché appunto tutti vogliono ricordare quei momenti belli. Allora, si va su Corso San Giorgio, sì. Ma si nasce su Facebook, perché il gruppo I Ragazzi di Corso San Giorgio nasce su Facebook. Come, perché? Perché è venuta questa idea? Allora, nasce da un'idea, spiego subito, ero al mare, in villeggiatura, e raccontavo a degli amici napoletani come vivevamo noi il corso all'epoca. Quindi tutto quello che era la vita attorno al corso, le feste di carnevale, le serate passate lì a cercare la ragazza, l'amorosa. E da lì ho avuto l'idea di ritirare fuori dal cassetto quello che erano le emozioni che vivevamo e metterle solo sul social, perché il social serve a quello. E quindi è andata che il gruppo alla messa, messa di una foto di Bruno, storico passeggiatore del corso, è esploso. In due mesi abbiamo avuto più di 8.000 contatti. Più bello il corso di una volta o il corso su Facebook di oggi? Il corso è sempre bello, sempre, c'ha sempre il suo fascino. Io abito al centro e la mattina vado a camminare e tutte le mattine che lo percorro sono sempre più innamorato del mio corso.